Sara aveva un cuore puro. Frequentava l'istituto sociosanitario Ivan Piana di Lovere e sognava di diventare chirurgo estetico. Era brava a scuola, con una media del 7.9, e stava organizzando la sua festa di compleanno. Non riusciamo a capire perché sia stata uccisa in quel modo. È assurdo. Siamo devastati. Queste sono le parole di Nicole, una delle amiche di Sara Centelleghe, che il 9 novembre compirà 19 anni. La studentessa di Costa Volpino, in provincia di Bergamo, a nord del lago di Iseo, è stata brutalmente assassinata nella notte tra venerdì e sabato nella sua abitazione. In carcere, accusato di omicidio volontario, si trova un amico, Jashan Deep Bashan, suo coetaneo ed elettricista di origine indiana, residente nello stesso complesso di Sara. Il giovane ha ammesso di averla accoltellata con delle forbici trovate in casa della vittima, ma non ha chiarito il movente, dichiarando semplicemente «Sono andato via di testa». Le ha inferto 30 colpi, un gesto che suggerisce una furia cieca. Ma perché? Sara, che viveva con la madre dopo la separazione dei genitori, era da poco rientrata a casa con un'amica, anch'essa di nome Sara, a cui era legatissima. La madre era andata a casa del compagno. Poco prima dell'una di notte, l'amica era scesa a fumare e a prendere qualcosa da bere dalle macchinette automatiche sotto i portici del condominio. È stato in quel momento che Jashan, conosciuto sui social come Deep LaRue, ha ucciso Sara Centelleghe. Dopo l'omicidio è scappato scalzo, utilizzando il passaggio che dai box del complesso porta al suo appartamento, dove vive con il padre operaio, la madre Colf e due fratelli minori. Ha lasciato l'impronta di un piede e numerose macchie di sangue. Ma cosa è successo tra Sara e Jashan Deep Bashan? Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, la porta di casa era stata lasciata aperta dall'amica scesa in strada e il giovane elettricista, in ciabatte e abiti da casa, ne avrebbe approfittato per entrare. Sara, che probabilmente stava dormendo, si sarebbe svegliata trovandosi di fronte il giovane, non atteso né invitato. Forse ha urlato, forse c'è stata una lite o un tentativo di approccio che la ragazza ha rifiutato. Gli amici di Jashan riferiscono che il giovane aveva bevuto molto e aveva chiesto di non rimanere solo. Tuttavia, a una certa ora, era tornato in auto a casa. Evidentemente, dopo poco è riuscito a recarsi da Sara. Ma era andato da Sara Centelleghe o dalla sua amica? Quest'ultima, infatti, pare conoscesse molto bene l'assassino e che i due si fossero sentiti via messaggio, anche nelle ore precedenti al delitto. Probabilmente si erano dati appuntamento e lei era scesa per incontrare Jashan. Per un'assurda coincidenza, lui è salito nell'appartamento dei Centelleghe per vederla. La vittima potrebbe essersi trovata di fronte al ragazzo ed essersi spaventata, da qui la lite e le coltellate. Secondo la testimonianza di un vicino, che ha sentito delle urla sorde, Sara Centelleghe avrebbe lottato prima di soccombere al suo aggressore. Mentre Jashan Deep Bashan fuggiva, tornando a casa e mettendosi a letto come se nulla fosse accaduto, l'amica di Sara Centelleghe la trovava riversa in una pozza di sangue ma ancora viva e dava l'allarme. Un vicino accorse immediatamente cercando di rianimarla, ma purtroppo non c'era più nulla da fare. Quando sono arrivati i sanitari, era già deceduta. I carabinieri non impiegarono molto a risalire al presunto colpevole. Seguirono le tracce di sangue che Jashan aveva lasciato sulle scale e nei box fino al suo appartamento. Lo portarono in caserma per interrogarlo, mentre l'amica della vittima raccontava di quel mancato appuntamento la notte del delitto. Si accorsero subito che aveva una mano ferita. Ha confessato 12 ore dopo, senza però voler spiegare le ragioni del delitto. I carabinieri hanno sequestrato nell'appartamento di famiglia indumenti e lenzuola per effettuare le analisi. I vicini della famiglia dell'assassino, chiusi nel silenzio, non possono credere a quanto accaduto. Spiegano. Vivono in paese da tanto tempo, li conosciamo e sono grandi lavoratori. Il ragazzo è sempre stato gentile ed è molto rispettoso, tiene sempre lo sguardo basso. In realtà, quando era ancora minorenne,
Yashan aveva avuto qualche problema con la polizia per la droga. Aveva anche faticato a trovare un lavoro, cambiandone diversi, da elettricista a magazziniere. Ultimamente sembrava aver trovato un'occupazione stabile e aver smesso con la droga.